www.maurizio.polli.it, una decisione in cui le sezioni unite della Cassazione, con una sentenza del 2021, la numero 11.421, ha risolto il contrasto sul tema della polizza vita di assicurazione sulla vita, nella quale il contraente individua i beneficiari dell'indennizzo assicurativo con espressioni del tipo i miei eredi legittimi. Se in un contratto di assicurazione sulla vita il contraente indica quali beneficiari propri e eredi legittimi, essi sono coloro che astrattamente sarebbero eredi se accettassero l'eredità e quindi la prestazione dell'assicuratore loro spetta a prescindere dal fatto che essi accettino l'eredità o vi rinuncino. Essi dividono l'indennizzo assicurativo per teste e non in base alle quote ereditarie. Infine, se uno dei beneficiari premuore rispetto alla morte del soggetto assicurato, la prestazione dell'assicuratore si ripartisce secondo le quote spettanti a ciascun erede nella successione del beneficiario premorto. Riporto poi qui l'articolo del notaio Busani per un approfondimento sul tema molto interessante. Quindi proteggere il proprio patrimonio con le polizze vita e quindi però noi consigliamo sempre di indicare specificatamente nel contratto assicurativo sulle polizze vita il nominativo del beneficiario, non indicando i miei eredi o i miei eredi legittimi. Comunque, la sezione unita della Cassazione, come dicevo, ha risolto questo dilemma. Alla prossima!